per permettere a Dio di parlare. Oggi ci aiutano le letture di questo giorno. Non dimentichiamolo mai. Quando veniamo a messa, è Dio che ci parla. Non siamo noi che scegliamo le letture, le troviamo. Questo diventa il segno che è qualcosa che non possiamo decidere noi. E se il nostro cuore è aperto, disponibile, possiamo accogliere queste parole che sono vita e toccano il cuore. Figlio, compi le tue opere con mitezza e sarai amato più di un uomo generoso. Quanto più sei grande, tanto più fatti umile e troverai grazia davanti al Signore. Molti sono gli uomini orgogliosi e superbi, ma ai miti Dio rivela i suoi segreti, perché grande è la potenza del Signore. E dagli umili egli è glorificato. È il libro del Siracide. Ciò che fai, fallo con mitezza, cioè con umiltà. Le letture di oggi ci parlano dell'umiltà. Sarei amato più di un uomo generoso, cioè più di un uomo che fa tante cose, che si dà da fare, fa tante opere. Risplenderai davanti a Dio. Più di un uomo che fa tante cose. Quanto più sei grande, tanto più fatti umile e troverai grazia davanti a Dio, l'unico che dà gloria. Molti sono gli uomini orgogliosi e superbi, e oggi questa realtà impera. Oggi chi è osannato, chi è ritenuto grande, e chi è orgoglioso, superbo, prepotente, chi è forte. E questa mentalità dilaga nel nostro cuore, nel nostro che siamo qui. Dio rivela i suoi segreti, che sono segreti di amore, solo ai miti, non ai prepotenti. Perché la potenza del Signore è grande, solo Dio è grande e potente, solo Lui, Egli è glorificato dagli umili. Tutto questo l'abbiamo dimenticato, nessuno più parla dell'umiltà. Per la misera condizione del superbo non c'è rimedio, è terribile, vuol dire che non c'è perdono per il superbo, non c'è rimedio per il superbo. Non stiamo a guardare gli altri, esaminiamo noi stessi, come dice San Paolo. Perché se c'è una radice di male che rende la nostra fede vuota, è proprio questa radice di superbo. È una condizione miserevole e non c'è rimedio, non c'è salvezza. Cosa dice San Paolo di Gesù? Che lui si è umiliato abbassandosi fino alla morte di croce. Cristo Gesù si è umiliato, lui è l'umile. Assiso alla destra del Padre in una gloria infinita, si è umiliato fino alla morte e alla morte di croce. L'inconsistenza della nostra fede nasce dal fatto che noi guardiamo a questo come favole che non toccano minimamente il nostro cuore. Cristo è morto in croce. Non è una morte qualunque, ma è una morte obbrobriosa. Gesù con la croce ha sofferto in una maniera indicibile, sia fisicamente sia nello spirito, umiliato, disprezzato. Diceva un padre della Chiesa: se noi meditassimo con un briciolo di realismo e umiltà la passione di Cristo, ne saremmo sconvolti. Per noi questa, la sofferenza di Gesù per noi è una favola, non tocca il nostro cuore, non ci commuove. È l'umile, lui ha fatto questo per prendere su di sé i nostri peccati, i nostri, le nostre miserie, per salvarci. L'ho fatto per amore, si è umiliato. E Gesù dice di sé: io sono mite e umile di cuore. Al contrario, l'orgoglio, la superbia, è per antonomasia il peccato di Satana, che lo ha portato alla completa caduta, corruzione. Sia fede, vede, nel pezzo di pane, che l'Eucaristia rappresenta di Gesù, chi ha fede? Il credente vede cose che il non credente non vede. E questo cieco impara a vedere, seguendo l'insegnamento di Gesù. Gesù insegna a vedere. Prima non vedeva, poi vede le piante che si muovono, poi vede l'uomo correttamente. Anche la nostra fede deve essere educata, dobbiamo imparare a credere. Da chi? Il grande maestro della fede ha un nome: Gesù.
ci insegna a credere in Lui. L'Eucaristia è una scuola di fede. Siamo ancora nella pandemia, ne usciamo, speriamo presto. Questo lungo tempo di pandemia è stato come una valle oscura dentro la quale camminavamo andando avanti un po' alla cieca. Perché la pandemia? Perché questo virus? Da dove viene? Cosa produce? Qual è il rimedio? Quando ne usciremo? Come ne usciremo? Ed eravamo dentro, in questa valle oscura. Ma il Salmo 22 dice: se anche tu andassi in una valle oscura, non devi aver paura, io sono con te. Il Signore è mio pastore, mio rincastro, che mi guida per sentieri sconosciuti, non devo temere. E al termine della valle oscura mi preparo una mensa, dove sedermi a banchettare, a gioire, a far festa. Durante questo tempo della pandemia, Gesù è stato il nostro maestro, ci ha insegnato a credere, a non temere, a non avere paura. Quanta gente che non aveva fede o che l'aveva sbagliata, incerta, dubbiosa, ha passato in questa valle oscura e tuttora passa in questa oscurità della pandemia, così disorientata, confusa, arrabbiata, spaventata, e poi cosa mi succede? Lo sapete anche voi. Conosco qualche persona, anche giovane, che vive terrorizzata per la pandemia, no? Però aveva il cuore sereno, sentiva incoraggiato, il Signore è con me, mi guarda, mi conosce, mi aiuta, è il mio pastore, non manco di nulla. La fede ti fa vedere oltre, al di là, ti fa vedere la fine di tante oscurità, ti dice che c'è la luce, un banchetto di felicità e di grazia e di gioia, la fede. E nel Vangelo Gesù, parlando dell'Eucaristia, disse: chi mangia questo pane vivrà in eterno. E chi non mangia, chi non ci crede, chi non adora, è una povera persona. Carissimi, voi siete fortunati, siete persone fortunate perché ci credete? Penso di sì, ma io non ho paura. Il Signore, io credo, ma tu aumenti la mia fede, insegnami a credere, a vedere, a guardare avanti, a sperare, ad affrontare il futuro con forza, con serenità, con fiducia. Che bello. Un'ultima cosa vorrei dirvi. Il Vangelo iniziava dicendo che i discepoli condussero un cieco da Gesù e lo pregarono di toccarlo. Il cieco non guarda solo da Gesù, viene condotto dai discepoli. Voi siete discepoli del Signore, sì, siamo discepoli. Ci sono dicendo persone cieche accanto a noi. Forse sì. E tu cosa fai? Non puoi condurre per mano dal Signore qualche persona, un'amica, una persona disorientata, in crisi, che sta perdendo la fede, che si sente sola, depressa. Tu cosa fai? I discepoli conducono da Gesù un povero cieco che prende la vista. Quante persone cieche ci sono accanto a noi? Ringraziate il Signore di avere la fede
di partecipare a questa realtà di presenza qui in chiesa davanti al Santissimo Sacramento e aiutate qualche altra persona bisognosa di vedere, di credere, di sperare e di gioire. Allora siete non soltanto credenti, ma anche credibili. Aiutate il prossimo a volere bene a Gesù. Avanti, avanti. Nessuno si scoraggi, il Signore è il nostro pastore. Non manco di nulla. Se anche andassi in una valle oscura, non devo temere. Lui è con me, è la mia forza, è il mio canto, è la mia speranza, è la mia gioia. Unità e della pace. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per il Papa, i nostri vescovi Carlo e Gervasio, per la Chiesa e la nostra diocesi, dona l'unità e la pace, sia feconda nell'annuncio di Cristo morto e risorto, in cui abbiamo la salvezza. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Allontana, Signore, dalla nostra nazione e dal mondo intero ogni pericolo di calamità, guerre, sciagure, epidemie. Sostieni le popolazioni afflitte. Preghiamo. Per i giovani e i bambini, dona loro di crescere in età, in sapienza e in grazia, come sei cresciuto tu, e di portare frutti che siano a te graditi e nuove vocazioni sacerdotali. Preghiamo. Per i malati nel corpo e nello spirito, per chi ha perso il lavoro, per chi è povero e non ha da mangiare, dona la tua provvidenza. Preghiamo. Sostieni, Signore, la famiglia, sostieni la vita, sostieni il futuro di questo nostro mondo che tu hai creato. Preghiamo. Signore, ti vogliamo ringraziare oggi, nel giorno dell'ottavo anniversario. Grazie per il dono dell'adorazione perpetua, qui a Grottammare, nella chiesa di Sant'Agostino. Ti chiediamo di restare con noi sempre, non abbandonarci mai. Dona nuovi adoratori, conferma i presenti con le grazie necessarie e ai coordinatori la forza di servirti. Ti preghiamo per Don Giorgio, Padre Augusto, custodiscici nel tuo amore. Preghiamo. Il cielo e la terra si uniscono a un cantico nuovo, di adesione e di lode, e noi, tutti gli angeli del cielo, proclamiamo senza fine la tua gloria.
allo stesso modo che avevi cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete di tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova e l'eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resti degni di stare nella tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Carlo, il Vescovo che presiede Gervasio, i presbiteri e gli altri. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e della tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Dile tu che abbi misericordia, donaci di aver fatto la vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe e suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Agnello di Dio. Gesù dice di sé: io sono mite e umile di cuore. Al contrario, l'orgoglio, la superbia, è per antonomasia il peccato di Satana, che lo ha portato alla completa caduta, corruzione. Secondo alcuni padri della Chiesa, Satana era la creatura più bella e più grande di Dio. Era l'angelo perfetto, Lucifero, il portatore della luce, maestoso, infinitamente grande. Poi dicono alcuni padri della Chiesa che nel momento in cui all'inizio dei tempi fu generato l'Emanuele, che poi diventerà il Cristo, incarnandosi nel seno di Maria, davanti alla corte celeste, Dio Padre chiese che il Figlio unigenito venisse adorato. Ma Satana provò ripugnanza davanti a questo piccolo essere che veniva dopo di lui, e da lì è nata la sua caduta e con lui gli angeli ribelli. Ma come, io sono il più grande e devo dare adorazione a uno che è così insignificante? Perché Gesù era il primogenito di questa moltitudine di figli che siamo noi, se lo vogliamo. E quel peccato di Satana, l'orgoglio, questa tradizione di alcuni padri della Chiesa è significativa, ci fa capire. Ma sopra ogni cosa capiamo quanto è grande l'umiltà dalla Vergine Maria. Lei condensa tutto questo. Cosa ha guardato Dio Padre in Maria? La bravura? L'intelligenza? Le scritture non dicono questo. L'impegno, la perfezione, la bellezza? Lei è la tutta pulcra, non ha guardato questo Dio. Cosa ha guardato Dio in Maria per cui l'ha eletta, l'ha scelta, l'ha voluta?
l'umiltà della serva, l'umiltà della serva. Anzi, il greco è ancora più netto, la schiava. La schiava è proprietaria del padrone e deve obbedire in tutto. Lei, questa è Maria. E la vita ce lo dimostra. Come per Gesù, colui che è secondo Dio, seconda persona della Trinità, si è abbassato in questa terra miserabile per noi, si è umiliato per amore. Così Maria in tutto obbedito alla volontà del Padre. E noi, ripeto, l'inconsistenza della nostra fede è che abbiamo fatto di tutte queste cose delle belle favolette romantiche che non toccano il nostro cuore, se non per fare qualche lucubrazione. Pensate, questa giovane ragazza con il marito devono andare a Betlemme, fare un lungo viaggio per fare il censimento. Betlemme in quel tempo era un piccolo paese, perché Betlemme era la sede della stirpe di Giuda, loro erano discendenti di Giuda, di Davide, dovevano andare lì a farsi censire, no? Famiglia, tribù e famiglia, per tribù e per famiglia nei luoghi di origine. E quindi Betlemme era strapiena di persone, nell'albergo, gli alberghi erano come dei, insomma lo chiamavano il caravanserraglio, dove c'erano animali, perché viaggiavano con gli asini, ovviamente era tutto pieno, questi arrivano, non trovano posto, non hanno un minimo di carità, non è che dice guarda c'è una donna, stava per partorire, non gliene è fregato niente a nessuno, l'umiltà, l'umiliazione, cosa avremmo fatto? Ma io devo partorire, mi dovete far entrare, arrabbiati con tutto e con tutti. Ma vi pare giusto questa ingiustizia? Cosa trovano? Una stalla messa male. Sapete che cosa vuol dire una stalla d'inverno? Ci pioveva, era sporca, il letame. Maria non è che si lamenta. O Signore, mi hai fatto generare tuo figlio e mi metti in questa condizione? Chi di noi non avesse ricevuto una cosa del genere? Parlo soprattutto, sarò la madre del figlio di Dio. Gloria, onori, ricchezze. L'uomo più importante di tutto l'universo. E si ritrova a partorire in una stalla, in mezzo al letame. Maria non si è adombrata, ha accettato tutto. Questa è l'umiltà. La fuga in Egitto, le sofferenze, la croce del figlio, vedere il figlio morire sotto gli occhi. Signore, abbi pietà di noi, per come abbiamo reso delle favole annacquate i tuoi dolori, i dolori di Maria. Abbi pietà di noi, Signore. Non sono favole. Maria ha visto il figlio morire sotto gli occhi. Possa Dio avere pietà di noi per come guardiamo queste cose con superficialità. Capite? È come se stessimo a vedere una persona che muore e stiamo lì a mangiare le patatine. Questo il Signore l'ha fatto, è venuto proprio per questo, per riscattarci da morte. E la Madonna ha consentito il tutto con umiltà. Ecco perché è esaltata regina, non perché è bella, splendida, ma perché è stata in tutto umile e obbediente alla volontà del Padre. E allora adesso per toglierci il romanticismo, perché conosco tanta gente che si definisce io sono umile, poi Dio ce ne scampi l'arroganza superba che c'è dentro, che è una cosa mostruosa. In cosa si manifesta l'umiltà? Quindi l'umiltà è la virtù del cristiano, la virtù principe, senza della quale non c'è salvezza. Per il superbo non c'è rimedio, è radicata la pianta del male. Siamo qui oggi perché il medico celeste ci strappi dal cuore questa pianta malefica. Ma glielo dobbiamo permettere, fa male, eh? Non credete che sia, fa male. Ma è questa grazia che ci spalanca. Come abbiamo letto, le misericordie più vive del Signore. Ai miti Dio rivela i suoi segreti, ai miti Dio rivela i suoi segreti, ai miti. In che cosa si dimostra l'umiltà, la grande virtù? Pensateci, in che cosa si dimostra l'umiltà? L'umiltà genera quella disposizione del cuore, quell'atto che in maniera così viva e profonda definisce la nostra fede. Chi è umile è obbediente. L'obbedienza, obbedire. Altra virtù che totalmente della Chiesa è dimenticata, totalmente. E nel mondo, perché obbedire cosa vuol dire? Rendermi schiavo di un altro che mi dice quello che deve fare. Vi ricordate quella
quel video satanico di cui vi ho parlato, Dio ti dice di credere in Lui, Satana ti dice di credere in se stesso, quindi in te stesso, quindi di non obbedire, l'obbedienza è una schiavitù, tu devi obbedire a un altro, sei schiavo di quell'altro che ti chiede di obbedire, ma noi siamo liberi, appartengo a me stesso. Vedete l'orgoglio che porta alla disobbedienza. Obbedire. E infatti cos'è la prima cosa che dice Maria all'angelo? Si faccia di me secondo la tua parola. Si faccia di me, sì, io obbedisco. Si faccia di me secondo la tua parola. Maria consente, Dio non glielo impone perché l'obbedienza sembra un'imposizione, ma gli dice, ora tu sarai la madre del figlio di Dio. Poteva dire di no Maria, come ciascuno di noi, lei ha obbedito. La grande obbedienza di Maria ha spalancato per noi la salvezza, cioè l'essere liberi dalla schiavitù di Satana, del male. Attraverso la sua obbedienza, come dicono i padri della Chiesa, al contrario di quello che fece Eva, che disobbedì a Dio Padre. E in tutto lo abbiamo visto, Maria è stata obbediente alla volontà di Dio. È dovuta andare a partorire in una stalla. Lo ha accettato con umiltà, sia fatta la volontà di Dio. Che bello, diceva un santo, una mistica che parlava proprio di, raccontava dell'infanzia di Maria e dice, si ritrovano Giuseppe e Maria, due giovani sposi, in inverno, in una città lontana, senza un luogo, lei che doveva partorire dice, ma non temere, è con noi il Verbo di Dio, è Gesù con noi, nulla ci mancherà. Che bello, avevano fede. Sono stati obbedienti alla volontà di Dio, fino alla croce. Ma la volontà di Dio era anche il cibo di Gesù. Qual era? Pensate, Gesù, Dio onnipotente, aveva un cibo che lo nutriva. E qual era? La volontà del Padre. Questo è il mio cibo, fare la volontà del Padre. E qual è stata per antonomasia la volontà del Padre? Lui è venuto per il suo sacrificio sulla croce. Quanto è costato a Gesù? Ricordate, quando meditiamo nel rosario l'orto del Getsemani. L'umiltà si dimostra non nel fatto che facciamo bei discorsi sull'umiltà, ma se siamo obbedienti alla volontà di Dio. Qual è la volontà di Dio? Quello che accade nella nostra vita. Questa cosa è talmente vera che Gesù l'ha messa nel Padre nostro, quasi all'inizio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. L'eco di Maria si compie in me secondo la tua parola. E qui si gioca tutta la nostra vita, vuol dire la nostra pace. Se siamo obbedienti alla volontà di Dio, con mitezza e umiltà, ce lo insegna Maria anche nelle cose piccole. Anzi, è proprio in quelle che ci giochiamo la nostra vita. Tutto si gioca nell'accettazione della volontà di Dio. Soprattutto quando è molesta, è pesante, ci chiede un sacrificio, è un'umiliazione. Se c'è qualcosa che rende la nostra fede inutile e ti fa dilagare nella nostra vita l'affanno, la lamentazione, l'insofferenza, il giudizio, che sono tutte espressioni non della fede, ma del nostro orgoglio, e non accettare la volontà di Dio. E lì abbiamo tutte le scuse possibili e immaginabili, perché ragioniamo ancora con la carne, con il nostro istinto. Oggi parlo con dolore e amarezza non solo per i problemi del fisico, ma anche perché vedo che dopo anni e anni su questa strada, perché è su questo che fa progresso la fede, non abbiamo fatto nessun passo, anzi l'abbiamo fatto indietro. Siamo cresciuti nella lamentazione e nella presunzione, e siamo pieni di chiacchiere. Obbedienza, sapete che cosa vuol dire dal latino? Ab audire, ascoltare quello che ti dice uno e obbedirgli, ab audire. Quindi chi obbedisce è uno che in silenzio ascolta, e invece noi siamo pieni, si chiacchiera, certe volte scappa perché oddio, mo più questo mi attacca a bottone e sono finito. La radice del silenzio nasce nel cuore, perché quando uno è sorpreso dalla finita grandezza di Dio, il cuore si ammutolisce. E così tutto il nostro continuo bla 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 bla. Ma la vera carriera è l'amore di Cristo. E con l'umiltà, l'accettare le ingiustizie, le ferite. Una persona che parla male di te per 20 minuti con altre persone e ti dice di tutto. Un'imposizione che cancella 20 anni di quello che hai fatto nella vita.
sia fatta la volontà di Dio. Magari arrivano delle analisi, problemi di salute. Signore, sia fatta la tua volontà. L'obbedienza nella vita è stata così decisiva, tant'è che la fede è obbedienza. E nella Chiesa è stata una tradizione fortissima, che la fede non può essere vissuta a un livello profondo e vero se non c'è un riferimento stabile a un confessore o un padre spirituale. La Madonna, in altre parole, annuncia un cambiamento, un rovesciamento di valori. Mentre parla con Elisabetta, portando Gesù in grembo, anticipa quello che suo figlio dirà quando proclamerà beati i poveri e gli umili e metterà in guardia i ricchi e chi si fonda sulla propria autosufficienza. La Vergine dunque profetizza con questo cantico, con questa preghiera. Profetizza che a primeggiare non sono il potere, il successo e il denaro, ma a primeggiare c'è il servizio, l'umiltà, l'amore. E guardando a lei nella gloria capiamo che il vero potere è il servizio, non dimentichiamo questo. Il vero potere è il servizio, e regnare significa amare, e che questa è la strada per il cielo, è questa. Allora guardiamo noi. E possiamo chiederci, quel rovesciamento annunciato da Maria tocca la mia vita? Credo che amare è regnare, è servire, è potere? Credo che la meta del mio vivere è il cielo, è il paradiso, passarla bene qui? O mi preoccupo solo delle cose terrene, materiali? Ancora, osservando le vicende del mondo, mi lascio intrappolare dal pessimismo? Oppure, come la Vergine, so scorgere l'opera di Dio che attraverso la mitezza e la piccolezza compre grandi cose? Fratelli e sorelle, Maria oggi canta la speranza e riaccende in noi la speranza. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.